50 anni di lotte femministe napoletane con il contributo del Centro Studi Condizione Donna del Comune di Napoli e dell'Archivio Storico della Memoria delle Donne, oltre al lavoro di catalogazione digitale e la realizzazione di una sezione arcobaleno LGBTQ, associazioni del territorio e la collaborazione con il liceo Quinto Orazio Flacco di Portici nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro. Stamattina la presentazione dei risultati di un progetto che ha visto in prima linea le volontarie del Servizio Civile Nazionale del Comune di Napoli, la Memoria delle Donne al Centro 2, che hanno allestito la mostra dal titolo Viaggio attraverso la voce delle donne nella Biblioteca Nazionale di Napoli, un'occasione per ricordare anche i servizi erogati dal Comune di Napoli nel ramo delle pari opportunità. Donne sono state a Napoli sempre protagoniste nella lotta per i diritti, per le libertà. Le foto ripercorrono gli anni del 68, del 78, le conquiste della parità di genere, aborto, divorzio, ma vorrei ricordare anche le donne in prima linea nelle quattro giornate di Napoli. Importante il progetto Volontari per il Servizio Civile, quest'anno dedicato proprio alle donne, mai messaggio così potente di questi tempi, quando c'è qualcuno che vuol farci ritornare al Medioevo, ritenendo che la famiglia sia in pericolo a causa del divorzio, delle donne che lavorano e degli omosessuali. A Napoli questo oscurantismo non passerà mai, anche grazie tanto alle donne.